buona, a me piace. Lui e nonno invece erano andati a vedere cosa? Dimmi. Sì, ma papà e nonno erano a vedere un film quelli di Natale, come si chiamano? Sì, Vicine Panettone. Vicine Panettone. Qui sono i San Pietrini, viene tutto mosso il video, devo stare ferma. Buongiorno. Allora, sono a Senigallia, una città che si trova sulla costa orientale dell'Italia, nella regione Marche, quindi potete vedere sulla cartina dove si trova. Sono in spiaggia, sono le 9 del mattino e praticamente non c'è nessuno. C'è anche un po' di vento, quindi spero che non si senta troppo il vento e si senta invece quello che sto dicendo. Qui c'è la rotonda sul mare. Per cui è stata anche scritta una canzone, Una rotonda sul mare, di Fred Buongusto, se vi va di ascoltarla. E niente, sono venuta qui con i miei genitori, perché qui ci sono i miei nonni, quindi siamo venuti a trovarli finalmente dopo tanto tempo che io personalmente non li vedevo. Qui a Senigallia ho passato tantissime estati della mia infanzia, quindi è bello tornarci. A me piace sempre Senigallia, è una località molto bella, tranquilla e poi è tipica, ha uno stile proprio tipico della costa marchigiana, romagnola, andando più su. Quindi non so se continuerò a fare un vlog adesso in spiaggia, perché appunto è molto ventoso, però ci riaggiorniamo dopo per pranzo. Quindi adesso passo sotto. Allora, questi sono i passatelli, che è una pasta tipica di queste parti. Solitamente si vanno in brodo e l'abbiamo anche fatti nel vlog di Natale, è vero. Abbiamo fatto i passatelli, o comunque in un vlog invernale. E in inverno ovviamente si fanno in brodo. E però da qualche anno vanno di moda anche così, asciutti, con una sorta di brodetto e il pesce. Buongiorno. Allora, vorrei andare a vedere a che punto sono le albicocche. C'è un albero di albicocche. C'è un albicocco qui. Non sono mature. Sono ancora acerbe, purtroppo, perché c'è stato poco sole, evidentemente. Ha piovuto spesso e ancora queste albicocche non sono pronte. Vabbè. Forse queste sono addirittura d'arrivo.
cercando di tastare un'albicocca per capire. Per questo sembra molto arancione, ma è dura, stradura. Ancora, vabbè. Stavo riguardando delle vecchie foto. Voglio fare un collage di vecchie foto e poi incorniciarle. Sì, c'è un bello scorcio. Ma se mi metto lì in mezzo c'è troppo sole, capito? Non viene benissimo. Boh, spero si veda. Siamo venuti a fare un giro a Corinaldo. Ci sono varie entrate al centro storico. Questa è quella principale. Però poi ci sono altre stradine che si possono prendere per entrare. Ecco, queste sono le mura cittadine che risalgono al XV secolo, 1490. Che caldo! Ho fatto il giro varie volte, il giro del centro. Quindi adesso mi avventuro per questi vicoletti. Sono tutti in salita. Volevo andare ad un museo, nello specifico al museo del costume locale, ma è chiuso, stanno facendo i lavori, purtroppo. Quindi niente. Ah, po' di arietta. Ho trovato una panchina e mi ci sono seduta. Non c'è nessuno in giro. Cioè, qui non c'è nessuno. In realtà sul corso principale ci sta un po' di gente. Mi riposo un attimo, poi scendo giù. Perché sono arrivata in cima alla collinetta. In realtà ho fatto bene a mettermi la gonna larga, perché così prendo aria. No, con i pantaloni non si sta, fa veramente troppo caldo. Potremmo anche fare adesso il giro delle mura, volendo. Di qua. Ecco, qua possiamo salire sulle mura e fare tutto il giro. Ah no, è chiuso! Cavolo! Chiuso. Peccato, perché sennò si può fare una passeggiata su tutte le mura di cinta. È bellissimo, si vede un panorama pazzesco. Peccato che sia chiuso. Io l'ho già fatto in passato tantissime volte, però volevo farvelo vedere. Però purtroppo non sa da fare. Vabbè, vediamo se c'è un'altra entrata, magari solo questa è chiusa. Proviamo. Qui c'è un altro accesso, ma già vedo che è chiuso. C'è il cancelletto con il lucchetto. Quindi non si può salire qui. Però, questa è la torre di guardia. Però possiamo salire lì, che sono quelle più basse, e alla fine è carino lo stesso. Quindi facciamo un pezzetto di queste mura qui.
Eccoci. E niente, lì finiscono. Siamo arrivati. Qui sotto c'è un altro ingresso al centro storico. Niente, torniamo indietro. È carino, anche se abbiamo fatto solo questo pezzettino, comunque dà l'idea di quello che è camminare sulla cinta muraria. Meno male che mi sono messa le scarpe da ginnastica e non i sandali ciabattina, perché sarebbe stato un incubo camminare qui in salita, e comunque la pavimentazione è a metà strada tra il San Pietrino e il Ciottolato. Da qua si vede proprio lo spessore delle mura. E questo è un altro accesso al centro storico. Questo è un accesso però, sì, può essere pedonale, in realtà però per le macchine è un'uscita, perché infatti c'è il cartello. Da fuori è così. Ce la porto così? Sì, a posto così, grazie. Allora, 1,60. Ecco a te. Grazie mille. Arrivederci, ciao. Mi ha comprato il pane. Ti basta mettere la pane? Sì, è un filoncino intero. Ti basta? Sì, basta. Posso fare un video? Come no? Poi lo metto su Instagram. Magari, grazie. Puoi andare anche da internet. Ok, grazie. Se venite a Fratterosa dovete fermarvi qui per comprare le ceramiche. Io ho comprato questo qui, quel tegame e le tazzine del caffè. È stata gentilissima, mi ha fatto fare il video dentro. Che hai fatto? Ho fatto un video. È stata gentilissima, mi fa... Sì, ho fatto... le ho chiesto, posso fare un video dentro? Cioè, lo metto su Instagram. Mi fa... Sì, vieni, fai. Ti aspetta che ti accendo la luce. Di solito mi vergogno a chiedere di fare i video nei posti così, però è bello perché fanno le terracotte dal 1730, di generazione in generazione, e qui siamo a Fratterosa.